sto già morendo di freddo. È l'1 dicembre oggi, l'1 dicembre. Per il popolo! Un paio di anni fa andava di moda su YouTube un format che hanno fatto praticamente tutti gli YouTuber. Ovvero i miei follower comandano la mia vita per 24 ore. Quello che facevano era semplicemente pubblicare delle storie su Instagram con dei sondaggi. Per esempio, vado a mangiare un hamburger o una pizza. Ok, cose così. I follower votavano e poi loro nella vita vera andavano a fare quelle cose lì. Noi però ovviamente non vogliamo copiare. Quindi abbiamo fatto una cosa totalmente diversa. Se non ve l'avessimo detto probabilmente non li avreste neanche collegati. I sondaggi non li abbiamo pubblicati su Instagram, ma su TikTok. Ricordatevi di lasciare un mi piace, perché sennò vi faccio fuori. Impazzito. Stavo scherzando. Magari la gente mi prendesse in serio. Direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere il primo sondaggio. Ho deciso di farmi questo tatuaggio super mega iper virile e però non so dove farlo, quindi scegli o qua sul collo o sulla guancia. Attenzione! 46% collo, 54% guancia. Eravamo lì. È stata combattuta questa. Bene, andiamo nel salone di bellezza dei tatuatori. Conosco un tatuatore che è veramente uno dei migliori in Italia, se non nel mondo. Benvenuti nel mio salone, fratelli! Oggi tatueremo una bellissima principessa delle acque. Non so. Cosa stai dicendo? I tatuatori non parlano bene, lo sanno tutti. Ho un letto comodissimo. Prego. Cioè, mi dovrei sdraiare qua sopra? Certo. Ci sono due letti a distanza. Stia in silenzio, cliente! Ma che tatuaggio mi metto poi? Decido io. Ah, sì. Shut up, cliente! Potrò sapere delle informazioni! Per favore, si metta giù. E come faccio a mettere... Muoviti, cliente! Ma io un tatuatore così scorbutico non l'ho mai visto. Benvenuti nel mio studio, oggi avremo questa cavia. Cliente, tenga... Ascolta, no, non ce la faccio più, cliente. C'ho mal di testa! Godo! Metteremo questa graziosa e bellissima e super virile sirenetta. Come si fa a mettere i tatuaggi? Mi stai seriamente chiedendo come mettere i tatuaggi? Non eri un tatuatore? Stia zitto! Giri la testa. Testa? Perfetto. Adesso, per favore, non si muova. Cos'è? Cos'è? No, è acqua, però imbevuta nella spugna con cui puliamo i piatti. Infatti sento un odore di merda. Non ci credo che è la spugna con cui laviamo i piatti. Per quanto tempo devo rimanere così? C'è scritto 5-6 minuti. Ma che c***o dici? Girati bene, fai vedere l'opera d'arte. Bellissima. Bellissima, tesoro! Posso muovermi o devo rimanere qua altre 3 ore? Sto tavolo scomodo in culo. Mi scusi, cliente, per caso non è soddisfatto del servizio? Ma vai a cagare te il tuo servizio. Ragazzi, siete invidiosi. Ammettetelo, ammettetelo. Quanto sembra un trapper. Mamma mia, non è quello che ho pensato. Boh, raga, ma siete pazzi? Adesso vado in giro così. Dopo questa disgrazia andiamo a vedere cos'altro avete scelto. Devo tagliarmi i capelli e quindi qua entri in gioco te. Me li faccio tagliare da mio fratello oppure vado da una parrucchiera? Adesso controllo, ma detto sinceramente, scommetto quello che volete che mi hanno fatto far tagliare i capelli da sto pirla. E beh, palese, 80%. Allora, partiamo con il taglio del secolo. Pranked. Prima regola dei parrucchieri, always be pranked. Che taglio vuole oggi? Non mi interessa. Stia zitto. Everybody! Yeah! Hai already sbagliato! Yeah, yeah! No, cosa stai facendo? Sto tagliando i capelli. Meglio che posso. Meglio che puoi, ci sono 2000 buchi! Adesso facciamo un po' qua in mezzo. Come qua in mezzo che devi finire ancora di qua? Stai zitta! Cosa ne pensate voi finora? Sì, mi fa un po' schifo. Taglio finito. E a metà prezzo che c***o vuoi. Pure gli effetti musicali a questo parrucchiere. Ho fatto 2 foto al mio cliente, adesso le guarderà e mi darà un'opinione. È soddisfatto? Mi spieghi cos'è? Sta coda di topo! Direi che possiamo andare avanti con la prossima sfida. Adesso dovremo utilizzare il telefono, ovvero dovrà. Io non devo fare niente, io guardo. E adesso capirete perché. Tu controllerai la mia vita per 24 ore. Infatti voglio fare uno scherzo telefonico, però bisogna capire a chi farlo. E questa scelta spetterà a te. Chiamo un numero casuale della mia rubrica oppure un completo sconosciuto dal registro telefonico? Dai, guardiamo i risultati. Ha vinto uno sconosciuto. Quanto? 73%. Attenzione! Ti giuro che io pensavo vincesse l'altro. Mi dica. Qua c'ho un pacco Amazon intestato a Giuseppe. È mio marito? Sì, ma chi lo... non so. E qua dove l'avete? Abitate in via Kruzgibar. Noi
Poi dove abitiamo? Qua c'è scritto via Kruzki Bar. No, noi non abitiamo in quella via lì. Qua c'è un libro di dei life hack di 5 minute. E io non li conosco. Qua non so, i life hack si saranno sbagliati, non so, capisco. Lei dove abita? Guardi, io abito a Barton. Grazie. La seconda volta che me lo portano sto pacco, quindi non capisco. Ma, rifiuti, noi non credo che l'abbiano ordinato. Perfetto, le auguro una buona giornata. E anche lei, buona serata. E viva 5 minute. Che viva 5 minute alla fine. Mi spiace per le persone che ho importunato, però per 5 minute questo è altro. Per la prossima sfida faremo scegliere agli utenti di TikTok se farmi bere quello che c'è all'interno di questa scatola verde oppure farmi bere quello che c'è all'interno di questa scatola rossa. Loro non sapranno cosa c'è all'interno delle due scatole, quindi sarà una scelta completamente a caso. Se voteranno quella verde dovrò bere la Coca-Cola, che quindi è una bevanda che mi piace e non mi fa schifo, mentre se voteranno questa rossa dovrò bermi il Krakenwagen. Confidiamo che gli utenti di TikTok facciano la scelta giusta. All'interno di queste due scatole ci saranno rispettivamente una bevanda buona e una bevanda che mi fa terribilmente schifo. Però non sai quale, quindi scegli o scatola verde o scatola rossa. Tengo a precisare che è passata tipo una settimana da quando abbiamo caricato i sondaggi, quindi io mi sono completamente scordato dove sia il Krakenwagen. Vaccabò! 49% e 51%! Ha vinto la scatola rossa, che mi sembrava fosse quella della Coca-Cola. No! È tornato! Utente di TikTok! È colpa vostra! E sotto qua c'è... Ma siamo seri! Allora, per chi non lo conoscesse, questo è un succo. Solo che è un succo di verdura. E qua già... Schifo. Ma non una verdura qualsiasi, i crauti, succo di crauti. Adesso ditemi voi chi beve il succo di crauti. Perché se è in commercio sta cosa qualcuno la prenderà. Ascelle. Boh, che puzza, la sento anch'io. Boh, cioè, urina. Vacca bestia. Forza e coraggio. Pensa che sta roba è salutare, è addirittura biologica. Fa bene al tuo corpo. Ti sembra faccia bene al mio corpo? Cosa vuoi? Devi provarlo anche te. Ma che schifo ti rimane in bocca? Non parlarmi per piacere con quell'alito. Cioè, avete presente quando tirate un rutto? Cioè, non so se... Bell'esempio, sì. Vabbè, avete capito, no? Tirate un rutto e ce l'avete sentite... Vabbè, uguale, solo che rimane per 10 minuti. Cosa stai dicendo? È come un rutto persistente in bocca. Uguale. Bello. Non siamo qui al lago a caso. Infatti, il sondaggio che abbiamo caricato su TikTok è il seguente. Avrai la possibilità di scegliere cosa farmi fare durante la giornata. La prima scelta è farmi fare un tuffo nel lago gelido oppure farmi fare una passeggiatina tranquilla. Sei pronto a vedere i risultati? Ma tanto so già cosa avranno votato quei bastardi. Anzi, io sono curioso di sapere quanti hanno votato per la passeggiata. Quante persone hanno un buon cuore e non vogliono la mia morte? Cioè, persino di più dei capelli. 88%. 46.000 persone hanno deciso di farmi buttare nel lago gelido. Minchia, quanta cacca che c'è qua però. Frederick in questo momento è molto scorbutico. Chissà perché. Okay. Eccolo. Sto già morendo di freddo. Muoviti allora. È l'1 dicembre oggi. L'1 dicembre. Io sto per fare il bagno l'1 dicembre. No, aspetta un attimo. Tu vuoi dirmi che adesso devo andare a piedi scalzi su questo pontile pieno di... Cioè ragazzi, ma che schifo. Non era previsto questo nella sfida. Se non lasciate un like, ti vengo a trovare. Per il popolo. Tieni, muoviti! No. Hai il potere della sirenetta, però sfruttala. Giusto, sono una sirenetta io. Ai piedi. Devo dire che da spettatore è molto meglio. La testa. La testa, non c'è il cappello.
Sì, cos'è? Tieni il cappello. Ma si può, mi è entrata pure l'acqua nelle orecchie. Vorrei personalmente ringraziare il popolo di TikTok per aver fatto la scelta giusta. Complimenti. Comunque devo dire che chi ti ha fatto il tatuaggio l'ha fatto proprio bene, perché resiste anche alle basse temperature. Ma è ancora lì, quindi non si leva con l'acqua. È di alta qualità, vecchio. Che sembra un barbone seduto su un pontile pieno di merda. Sembra un rapper fallito. Guardatelo. Hai qualche problema? Ma lei è Freddy F. Una volta faceva video su YouTube. Cosa le è successo? Vai sul sito progettoarca.org e scegli la donazione regolare. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete un altro episodio in cui io vado a fare le sfide, non voletelo, vi prego, non voletelo, lasciate like e scrivetecelo sotto nei commenti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Se non muoio. Ciao. PS, vi prego, dite di fare un altro episodio.